Ciao a tutti, mi presento, sono Monica Simonazzi, ho fatto un percorso di studi scientifico, liceo e poi laurea in economia e commercio, poi ho voluto completare un po' la mia formazione frequentando una scuola triennale per diventare poi counselor olistico con indirizzo ipnologico. Sono diventata anche facilitatrice mandala perché mi piace tantissimo l'uso del colore e facilitatrice soul collage, perché comunque la parte creativa di me aveva necessità di uscire e queste tecniche servono alla mia crescita personale e comunque per aiutare un po' le persone che incontro nella mia vita di tutti i giorni. Ho iniziato a scrivere, sembra quasi un po' una favola, ho iniziato a scrivere regalando una favola che ad una carissima amica, Viviana. Viviana ci conoscevamo da tempo, lei aveva già iniziato a scrivere con estremo successo, aveva pubblicato libri, vinto concorsi e quindi in una mattinata, ricordo, era l'ultimo dell'anno, facendo una passeggiata mi venne questa idea e scrissi subito questa favola dedicata a lei e gliela inviai come augurio per l'anno nuovo. Naturalmente scrivere l'avevo sempre fatto, ma solo per me, era la prima volta che mi era venuta questa cosa. Per cui mandai questa favola a Viviana e, a parte commuoverla perché era la nostra amicizia che veniva espressa in questa storia, mi invitò a partecipare a concorsi, a scrivere, ma a scrivere anche per altri e non solo per me stessa. Mi diede un sacco di consigli e di critiche costruttive, perché tra amiche si fa anche questo, si critica per migliorarsi. E così iniziai a scrivere. E ho pubblicato un libro di raccontini, questo libro si intitola Sotto i rami di Nonna Pioppo. Ho poi vinto un concorso a cui ho partecipato ed è stato pubblicato un altro libro a seguito appunto di questo concorso, La Fattoria di Billy. Poi ho riunito una serie di racconti che man mano si stavano così creando come un filo di perle. La prima era appunto stata la storia di Viviana, Viviana la fata strana. E sono arrivata a scrivere una serie di fate, fate streghe del XXI secolo, dove appunto scrivo raccontini basandomi su storie, persone che ho realmente incontrato nel mio quotidiano. Sono persone di tutti i giorni, sono persone che incontro tuttora, sono persone che sono state veramente così carine da donarmi le loro storie, da entrare nella mia vita. E sono persone che esprimono nella vita di tutti i giorni molto semplicemente i doni che la natura ha dato loro. Quindi è questa la magia di esprimere se stessi. Naturalmente, con chi mai potevo pubblicare questo libro se non con la Tomolo Edizioni, dove è poi diventata Tomolo Edizioni ed Edigio, dove ovviamente la direttrice è appunto Viviana, non potevo non farlo con lei, era la logica conseguenza. Per cui sono arrivata a questo libro e sono arrivata alla Tomolo Edizioni, di cui, detto tra noi, sono stata anche in parte partecipe a livello di così di chiacchiere, di progetti fin dall'inizio e questo è stato ovviamente un grande onore. Poi Tomolo Edizioni è diventata sempre più grande, ovviamente, e lo diventerà sempre di più. A questo punto vorrei leggervi un piccolo stralcio della favola. E quale favola potevo mai scegliere da questo libro se non Viviana la fata strana? Ed ecco qua, giusto un paio di pagine, non tutta la storia. Lì, in mezzo a pupazzetti, figurine, fotografie e conchiglie, vide una vecchia matita colorata e finalmente la riconobbe. Era la sua bacchetta magica. La prese in mano, la rimirò e improvvisamente ricordò tutto. Lei era la fata Viviana, colei che scriveva formule magiche per risolvere tutti i problemi. Ecco che tutte le parole e le storie bisbigliate dei due maghi ebbero un senso molto più chiaro. Spense il computer, decise che avrebbe terminato la relazione il giorno seguente. Ora doveva correre a casa e abbracciare i due maghi. Appena giunta a casa, guardò il suo bimbo e lui subito capì e le sorrise compiaciuto. Alla sera tornò a casa anche il suo compagno e al primo sguardo si accorse del cambiamento avvenuto in Viviana. Il giorno dopo Viviana prese la sua matita magica, la guardò e la rigirò tra le dita.
La posò accanto a sé, accese il suo computer portatile e iniziò a scrivere. Nel XXI secolo le formule magiche devono assumere un aspetto adeguato ai tempi. Piano piano le formule magiche presero forma di favole e raccontini per bambini, perché si sa, i bambini sono i primi a capire e ad ascoltare le parole delle fate. In questi raccontini Viviana parlava dei problemi del quotidiano, il mago potente nelle vesti di figlio le dava molti consigli, oppure inventava personaggi strani e fantasiosi, suggeriti dal mago compagno per descrivere situazioni di diversità, superate, risolte con l'amicizia, il coraggio, la sincerità. Certo, ora, nel XXI secolo, Viviana non indossa vesti lunghe, ma pratici jeans e magliette. Non si sposta con le sue ali, ma con un'automobile. Si sa che ci si deve adeguare ai tempi e ai costumi. Per le mamme dei bambini che frequentano suo figlio, Viviana è un po' strana, un po' originale, con delle idee alquanto bizzarre. Per gli amici di suo figlio non c'è dubbio, Viviana è una fata. Viviana, la fata strana, ora si divide tra spesa al supermercato e la cucina, il suo lavoro di consulente e lo scrivere formule magiche indirizzate ai bambini e a chi ha il cuore di bimbo per capire quale magia si nasconde in quei raccontini. Ogni raccontino è una formula magica per incoraggiare a capire le differenze ed accoglierle, a capire le difficoltà e a trovare rimedi per superarle. Ogni favola è una formula magica per risolvere un problema. Però, c'è sempre un però, bisogna leggerle con l'innocenza, lo stupore e la sincerità dei bimbi per coglierne il significato e perché la magia funzioni. Viviana, la fata strana, conosce e frequenta altre fate, ma questa è un'altra storia. E infatti ci saranno tante altre storie di fate e streghe che conoscono e sono amiche di Viviana. Ciao a tutti!